I due riquadri sono le terminazioni laterali di un crocifisso oggi perduto. Le due figure della Vergine e di San Giovanni qui impressionano per la forte gestualità del dolore, con la Vergine che stringe le braccia al petto, quasi avesse ancora in grembo il figlio appena spirato. L'autografia dei dipinti, benché fossero noti da tempo agli studi, è stata individuata solo di recente. L'autore è Lippo di Dalmasio, maestro bolognese attivo tra la fine del 300 e l'inizio del secolo successivo. Lo testimonia l'identità formale con i capicroce del crocifisso, oggi conservato nelle collezioni comunali di Palazzo d'Accursio. Lippo fu l'autore di riferimento a Bologna per una lunga stagione, in virtù soprattutto della sua capacità di introspezione psicologica nei ritratti dei volti delle figure, come si evince del resto dalle tavole oggi in mostra.